Un saluto ai presenti, oggi il tema di oggi è la censura italiana dal Novecento ai giorni nostri. Se andate a consultare il nostro portale internet potrete notare che c'è una pagina apposita, articolo 21, e con degli articoli, delle conferenze, potete anche consultarli sia in lettura che in video. Tra i video anche interviste, ad esempio, personaggi che vi lascio voi, così un po' la sorpresa, la curiosità anche di andare a visitarlo. Quindi dicevo un saluto a chi, un ringraziamento a chi ci ospita, ai presenti e naturalmente anche al relatore per la sua disponibilità, Antonio Megali. Quindi do a lui la parola, la censura italiana dal Novecento ai giorni nostri. Grazie. Vi confesso di aver trovato un po' di difficoltà per fare questa relazione, sia perché forse ho avuto un po' la pretesa di abbracciare un lunghissimo periodo, che dal Novecento ai giorni nostri veramente mi sono visto sepolto dal materiale che c'era e dalle assurdità. Naturalmente tutto non potevo citare. E mi sono dovuto, come dire, autocensurare anche per non citare tutto quello che c'era da citare, e anche autocensurare perché capitavano delle parole che ormai si usano nel linguaggio comune, ma che noi a chi ha una certa età ancora non si è abituato a pronunciarli, quindi mi sono trovato un po' in difficoltà e avremmo dovuto proibire ai maggiori di 18 anni questa relazione, perché sono linguaggi che cambiano completamente. Mi ricordo che quando abbiamo fatto al convinto, non mi ricordo che cosa era, una conferenza, io dovevo dire una mala parola durante la conferenza ed ero veramente in grande imbarazzo. Per cui c'era la vicepresidente accanto a me e dico: io, guarda, c'è questo, sono imbarazzato perché devo dire sta parola. Mi si è messo a ridere, non mi ha lasciato che dire, ma proprio dai idea, no? che cosa sentiamo a scuola, ma proprio sei lontano, dice, insieme a voi, che mi sembra una cosa un po'. Quindi chiedo scusa se anticipatamente se c'è qualche parola che non completamente da citare. Il termine ci viene dall'antica Roma. Col nome di censori venivano indicati due magistrati che, oltre ad effettuare il censimento, avevano il compito di interessarsi della pubblica moralità. Poi venne attribuito loro il compito di sorvegliare i costumi nella vita privata, con la facoltà di assumere decisioni inappellabili. Nel campo ecclesiastico si intende la condanna di una teoria teologica erronea. La censura può andare dalla semplice ammonizione alla scomunica. Si poteva anche spingere a impedire la diffusione di testi ritenuti pericolosi, compito facilitato perché un libro circolava in poche copie. Con l'invenzione della stampa del XV secolo, Papa Paolo IV istituì l'indice dei libri proibiti, comprendente le pubblicazioni contrarie alla fede e alla morale. Fu abolito poi da Paolo VI nel 1965, quindi durò per secoli. 10 anni dopo, la Congregazione per la Dottrina della Fede conferma l'obbligo del placet solo per la pubblicazione di edizioni e traduzioni della Bibbia, di libri liturgici e catechismi. Nel campo giuridico, la parola viene usata per indicare una sanzione disciplinare nei confronti di pubblici dipendenti e una limitazione alla libertà di manifestare il proprio pensiero con le parole e con gli scritti. Il termine, infine, esiste anche nel campo psicologico e indica quella funzione dell'apparato psichico che preclude ai contenuti inconsci inaccettabili di accedere alla coscienza, cioè l'autocensura. In psicologia è l'autocensura. Il sistema repressivo della libertà è sempre esistito in ogni tempo, compresi i giorni nostri.
e ha interessato tutti i campi, dalla letteratura al cinema, dalla radio alla televisione, dalle canzoni ai fumetti. Incominciamo la nostra analisi da quest'ultimo, ricordando che proprio il fumetto, che ha compiuto qualche mese fa 70 anni, in quanto apparso il 30 settembre 48, e che è ritenuto uno dei più belli di tutti i tempi, fu tra le pubblicazioni più censurate, anche se ciò può sembrare incredibile. Già nella seconda vignetta del primo numero di Tex dice: non è lo sceriffo con i suoi scagnozzi, dice, sta arrivando lo sceriffo con i suoi scagnozzi. Nelle successive ristampe scagnozzi non fu accettato e viene sostituita con uomini, con i suoi uomini. Così verranno cancellate altre espressioni come sangue del diavolo, bastardo e altre simili. Prese di mira soprattutto le donne che non incide apparivano da gambe nude o con profonde sfondature, per vedere poi le altre edizioni coperte nel fumetto coloniale. Si cerca perfino di modificare la natura del nostro eroe. In origine è un fuorilegge che spara e uccide anche quando non è necessario. Viene trasformato in giustiziere poi. I dialoghi sono modificati e più che uccidere, Tex pensa a portare in prigione i nemici arrestati. Nei primi numeri, inoltre, la legge poteva essere aggirata e gli sceriffi apparivano come degli incapaci e degni di essere oggetto di battute ironiche, tutte caratteristiche modificate nelle ristampe. Ricordiamo che quelli di cui stiamo parlando erano anni duri per quel tipo di pubblicazioni. Nel 49 uno psicanalista americano scriveva che gli editori, i disegnatori e gli autori di fumetti siano dei degenerati e della gente da forca, cioè pacifico. Ma poiché allora migliaia di adolescenti accettano passivamente questa degenerazione? Io l'ho sempre accettato questa degenerazione e sono un degenerato, mi dichiaro che sono sempre stato appassionato di fumetti. Questo censore chiese la proibizione di tutti i comics a carattere sexy, di quelli esaltanti la violenza e perfino dei supereroi. In breve bisognerebbe eliminarli tutti, perché per costui anche Walt Disney poteva in certi episodi dei suoi personaggi essere fonte di turbamento per i giovani. In Italia piovevano da ogni parte contro il fumetto accuse di corruzione, immoralità e depravazione. Si tentò anche di fare approvare dal Parlamento una legge che istituiva un controllo preventivo sulla stampa fumetti, per fortuna senza successo. Nello stesso anno di Tex, 1948, appare la prima Tarzana italiana creata da Dal Masso e vestita alla maniera di Tarzan, si chiamava Pantera Bionda, un fumetto. Naturalmente il ridotto bikini di pelle di pantera che indossa inizialmente diventa sempre più castigato, fino a subire l'imposizione di un abito lungo, maculato. Tutto questo portò alla sospensione della testata nel 1950. L'editore fu incriminato, processato e condannato. Sull'onda del successo del film di De Sica, Sciuscià del 49, in edicola una pubblicazione con protagonista un personaggio con lo stesso nome, creato da Tacconi per l'editore Torelli. Con questo termine venivano chiamati, come sapete, i modelli che facevano il mestiere di Lucio Scarpe del dopoguerra. Qui la trasformazione rispetto ai primi episodi consiste nella scomparsa di un esibito antifascismo sostituito poi da un accentuato filo-americanismo. Ricordiamo altre pubblicazioni che hanno subito l'attenzione dei censori. Betty Boop di Fleischer, nata nel 1934 negli Stati Uniti, il primo personaggio a essere oggetto d'attenzione. L'autore si era ispirato all'attrice Mae West. Il suo corpo suscita una certa preoccupazione per la spregiudicatezza che manifestava anche nei cortometraggi, sia dai cortometraggi sia dai fumetti. Un'altra eroina che creò problemi è Wonder Woman, sempre apparsa negli Stati Uniti. È figlia di Ippolita, regina delle Amazzoni e sovrana dell'isola Paradiso, popolata da sole donne. Disprezza tutti gli uomini e si dedica alla lotta contro i criminali di sesso maschile e manifesta anche un certo sadismo usando la frusta e torturando i suoi.
Il suo succinto costume però ne prende oggetto di censure da parte dei ben pensanti. Facendo i passi indietro, facciamo una breve digressione sul rapporto dei fumetti col fascismo. Soprattutto negli ultimi anni fu presa di mira l'editoria fumetti, con il risultato di cadere spesso nel ridicolo. Nel 39 il Tarzan di Hogarth fu ribattezzato sull'audace col nome di Siegfried e il testo attribuito a un omelo identificato Amedeo Martini, inesistente. Il biondo Rick Bradford si chiamò Bruno Arceni e poi Guido Rottura, e gli furono tinti i capelli di nero per dargli un aspetto più italiano. Era biondo nell'origine. Audax divenne il maresciallo Rossi, Jim della giungla assunse il nome di Geo e a Mandrake fu tolta la cappa per diventare Mandrake CHE. Quindi cose veramente da pazzi. Nel 40 si assiste al licenziamento fatto da Sor Pampurio, per ricordare, ricordarsi che qualcuno lo ricorda, personaggio del Corriere dei Piccoli, della cameriera Maria Bice, colpevole di usare in lei al posto di voi. La cameriera usata in lei fu licenziata da Sor Pampurio. Nel 41 una circolare della Federazione Nazionale Fascista, editori giornali, proibisce tutti i racconti con scene di banditismo, spionaggio, agguati, aggressioni e ambienti loschi e azioni violente. A passare le sale del regime sono Dick Fulmine di Cossio, il grande poliziotto italo-americano Terrore degli MSL, ispirato al pugile Primo Caldera. All'inizio indossava un maglione con il collo da ciclista a collo alto. Il ministro della cultura popolare lo giudicò troppo americano e fece pressione perché apparisse più bello e al posto del maglione una camicia bianca con pantalone in lenzuola. Durante la guerra divenne poi solo Fulmine, il Dick fu tolto ed era impegnato nella lotta contro le spie anglo-americane. Questo proprio una breve digressione sui fumetti, ma ci sarebbe stato ancora da dire ben altro, per dire i fumetti. Per restare, per così dire, nel leggero, affrontiamo il capitolo canzoni. Fra i due secoli, tra 8 e 900, non hanno problemi canzoni, eppure come Ita Guria Vasar e a Cammesella, dove è scritto lo Spagnarello, togli da Cammesella, eccetera. Nel primo dopoguerra compaiono versi con parole audaci e doppi sensi. Vipera, lanciata nel 19 da Anna Frigea, ad esempio, parla di una donna malvagia e di un uomo che masochisticamente trae piacere di essere in sua balia. Vipera sul braccio di colei che oggi distrugge tutti i sogni miei. Voi il suo bacio che mi rende insano, la sua perfidia che mi fa piacere. Questo è considerato. Nel 24 il fascismo, sempre più vicino al potere, con una circolare ordina di presentare le canzoni straniere con parole comunque tradotte. Louis Armstrong diventa Luigi Braccioforte, non si sa il perché, e Benny Goodman Beniamino Buonuomo. Poveraccio. Dopo alcuni venivano ricordati canti che potevano mettere in discussione il principio dell'autorità, tra questi la Marsigliese e perfino la leggenda del piano, perché parlava di tradimento e di onda consumata a Caporetto. E tutto questo presentava riferimenti non rispettosi alla religione.
Poi, durante la guerra d'Etiopia, la censura è perplessa anche nei confronti di Faccetta Nera, che ostentava troppa simpatia per la bella Abissina, ricordo Faccetta Nera bella Abissina. Il testo fu poi rimaneggiato e si cercò di contrapporre una faccetta bianca che non è presente. Così qualche perplessità la giudica anche Africanina, che fa pupetta mora africanina, piccolo fiore di orientalina. Labbra carnose, dolce pupilla, tutti i tuoi figli si chiameranno Marilla. Questa è un po' una lacciata. Nel dopoguerra la canzone è sempre controllata dal potere, ma lo fa con molta prudenza, temendo la reazione del mondo giovanile. Così passa qualche verso audace e qualche altro con doppi sensi. È il caso di Papaveri e Papere, mi potrebbe ricordare, del 52. Lo sai che i Papaveri sono atti a teatro, tu sei piccolina e tu sei piccolina. Il brano allora alludeva ai notabili della DC e la Paperina era il popolo vessato. Al punto che il Partito Comunista Italiano fece un manifesto in cui si vedevano gli alti Papaveri democristiani facciati dal vento comunista. Censurata dal radio e dalla televisione fu poi la Panzera, non so se certamente ve la ricordate. Ah, che bella panze che tieni, che bella panze che hai, me la dai a Dovese. Questa fu anche censurata. Subisce una correzione Vecchio Frac di Modugno. Un attimo d'amore che mai più tornerà diventa un abito da sposa, primo e ultimo amore. Non si capisce il senso, ma comunque, vabbè. In Resta con me, sempre di Modugno, viene cancellato il verso Non me importa e chi t'ha avuto. La canzone poi tua, cantata nel 59 di Luna de Palma a Sanremo, fece gridare allo scandalo perché poteva turbare il pubblico. La cantante ricevette lettere di insulti e venne pure aggredita. La RAI vede la canzone anche per la passione della Chiesa. Il verso tua, sulla bocca tua, dolcemente mia, si trasformò in tua, ogni istante tua, dolcemente tua, così. Resta, nonostante i cambiamenti politici, una preferenza per i testi eroico-patriottici su quelli contro la guerra e in difesa dei soldati mandati a morire. L'esempio è O Morizia tu sei maledetta, una canzone della prima guerra mondiale, che anche nel 64 al Festival di Spoleto fruttò una denuncia per vilipendio delle forze armate nel 64. E pensare che una delle più note della Grande Guerra, questa Dorizia tu sei maledetta. Nel 71 tocca a Lucio Dalla a Sanremo. La canzone prima aveva per titolo Gesù Bambino, ve la ricordate tutti. Poi divenne 4 marzo 1943. Alcune espressioni vengono giudicate troppo forti. Giocava la Madonna con il bimbo da fasciare, si trasforma in giocare a fare la donna col bimbo da fasciare. Mentre che ancora adesso che bestemmio, bevo vino, per i ladri, per buttare, eccetera, sono Gesù bambino, diventa e ancora adesso che gioco a carte, bevo vino, per la gente del porto, mi chiamo Gesù bambino. In Per fare un uomo, Guccini canta, per fare un uomo ci vogliono 20 anni, per fare un bambino un'ora d'amore. Allora dai, non piace. Lo trasformo in Per farlo vero, un'ora d'amore, non un bambino, per farlo vero. Il ragazzo triste del 66, infatti bravo, cantava, scoprire insieme il mondo che ci apparterrà. Ancora una volta la RAI censura. Preferisci il mondo che ci ospiterà. No, che sottigliezza c'è tra parole. Claudio Baglioni corregge volontariamente Piccolo Grande Amore. Troppo forte la paura e la voglia di essere duri. Meglio la paura e la voglia di essere soli. E insomma, tra soli e duri c'è la bella differenza. Infine, in Bella senza anima di Cocciante, e quando è letto lui ti chiederà di più, non va bene naturalmente. Meglio quando un giorno ti chiederà di più, non è detto che sia da lì. Mettiamo da parte pure le canzoni e passiamo. C'è da ridere, effettivamente da un lato c'è da ridere, dall'altro c'è da piangere. Perché fa bene ogni tanto anche ricordare, se cosa abbiamo dimenticato, è chiaro, la
abbiamo vissute tutti e l'abbiamo dimenticata. Ma forse ricordarlo ogni tanto va bene, altro che oggi si chiede diritto all'oblio, cioè diritto all'oblio, cosa si detto, ma no, forse ogni tanto è meglio ricordarlo, perché per vedere, diceva Biagi, non si sa come siamo cresciuti credibili, diceva e suo Biagi che aveva vissuto, diciamo sì, ma non siamo diventati tutti credibili, diciamo questa è un'altra storia. Mettiamo ora da parte pure le canzoni e passiamo alla classica radio e televisione. In questo settore, oltre alla solita censura, si scopre un fenomeno di autocensura, tanto che i funzionari si preoccupano preventivamente di non creare situazioni incresciose. La TV delle origini pone precisi limiti all'uso delle parole. Non si può dire membro del Parlamento, proibito, o in seno alla Commissione, proibito. Non si possono usare termini come amante, patto, vizio, alcova, amplesso. Tutti questi erano termini proibiti. Preferibile stato interessante a gravidanza. Al suicidio è meglio insano gesto. E a cancro male incurabile. Ma si sa, nessuno è perfetto, e qualcosa può anche sfuggire. Allora si interviene dopo. Nel 56 la rivista La Piazzetta viene sospesa perché la ballerina Alba Nova balla, non ve la ricordate forse, la ballerina, balla con una calzamaglia aderente tale da sembrare nuda, e viene naturalmente sospesa. Alle gemelle Kessler, queste ancora esistono, figuriamoci, quattro gambe con una testa come scrisse Ennio Flaiano, dalle lunghe gambe vengono fatte indossare pesanti indumenti di lana scura e solo dopo alcuni anni fu loro concesso di usare il nylon. Maria Luisa Galoppo, che era una concorrente di Lascio alla Doppia, suscita scandalo per il suo seno prosperoso, tanto che si cerca di inquadrarlo il meno possibile, perché aveva un seno effettivamente, era una delle concorrenti di Lascio alla Doppia, allora aveva un seno piuttosto vista, e quindi non inquadrava il seno, che poteva turbare. Alighiero Roschese, quando imita gli uomini politici, viene sottoposto a censura preventiva e i tagli non si contano. Nel 74, in occasione del referendum sul divorzio, viene tagliata la frase scambiata da una coppia: se vuoi ti concedo il divorzio, non mi oppongo, pronunziata nello sceneggiato da David Copperfield, figuriamoci. Infine, a Belein, ve lo ricordate, che sale a Tugat, provocare uno scandalo per gli ancheggiamenti dell'attrice e la trasmissione fu sorpresa, perché aveva un fisico piuttosto prorompente e lei si metteva ad ancheggiare e naturalmente c'erano problemi. Oggi naturalmente tutto è cambiato, il principale desiderio è la visibilità, la privacy è scomparsa e ognuno si sente il diritto di parlare di argomenti che non conosce. Resta costante solo la lottizzazione della TV da parte dei partiti. Ora una breve carrellata sul cinema. Oggi non esiste più la censura sugli spettacoli, ma in passato il cinema ha dovuto fare i conti con norme restrittive, preventive o applicate a posteriori. I film proibiti durante il fascismo si contano a centinaia, dato che nulla erano proibiti. L'amore di una coppia doveva sfociare necessariamente nel matrimonio. Si tollera a malapena il bacio, purché casto. Solo a partire dal 1940 viene tollerato qualche strappo. Nel 1941, nella Corona di Ferro, l'attrice Vittoria Carpi scopre il seno e l'anno dopo lo farà anche Clara Caramai nella Cena delle Beffe, famosa per presente. Nel dopoguerra Andreotti mantiene la censura preventiva e De Gasperi promette un ufficio presso la prefettura dove si possono segnalare le offese a tutori. Nel 1947 viene bloccato Il diavolo in corpo, ve lo ricordate come il romanzo della Lega, poi rimesso in circolazione 10 anni dopo. Il motivo è l'indulgenza verso l'adulterio. Il romanzo di Stendhal, Il rosso e il nero, nella riduzione cinematografica, subisce il taglio della scena di due amanti a letto e l'abolizione della parola pretonsolo. Il disprezzo di Carlo Conti, tratto dal romanzo di Moravia, contiene scene con la parte nuda, vengono tagliate, però in Francia li potevano vedere, non so perché i francesi potevano vedere la parte,
nuda e no, non la potevamo vedere nuda. Vabbè, no. Un caso famoso è quello della Dolce Vita di Federico Ferrieri, perché questo me l'hanno ricordato. La prima visione è accolta da fischi e insulti e la Chiesa si schiera contro poiché offende la sacralità di Roma. Fellini è aggredito da una vecchietta che si attacca alla sua cravatta gridandogli: meglio legarsi una pietra al collo e affogare nel più profondo dei mari piuttosto che dare scandalo alle genti. Mentre passeggiava Fellini si avvicina alla vecchia, dice: la crisi si afferma, dice: racconta la raccontata di Cicatista, dice: per vedere la cravatta e ti trascina, dice, che è una cosa che non raccontiamo tanto, tanto che poi gli ha dato ragione per togliersi. Fellini ha detto: sì, ha ragione. Così a Padova, sul portale di una chiesa, appare un enorme manifesto di stato a lutto con sopra scritto: preghiamo per la salvezza dell'anima di Federico Fellini, pubblico peccatore. siamo veramente. Il film però non viene ritirato, ma la visione è vietata ai minori di 16 anni. Può sembrare strano, ma poco seri come Totò, l'abbiamo ricordato, sì, abbiamo fatto 50 anni di Totò. Scene che sui film furono tagliate, i dialoghi modificati, titoli e nomi cambiati. Totò e Carolina, con Anna Maria Ferrero, detiene il record dei tagli, uscì con un anno di ritardo. I motivi erano le offese all'arma dei carabinieri e alla religione cattolica, apologia del comunismo e altro. Risultò non adatto in 35 punti, figurati, un film di un'ora e mezza. Alcune scene ritenute scabrose perché figuravano nudi femminili venivano girate due volte nei film di Totò, una per il mercato italiano, l'altra per quello straniero. La pellicola, una di quelle, fu vietata ai minori di 16 anni, sia per il tema trattato, quello sulle prostitute, sia per il titolo. In risate di gioia, con la Magnani fu cambiata la battuta: sono una manica di stronzi, con sono una manica di fessi. Così potremmo continuare per molte pagine. Spesso, come racconta Gianni Massaro nel suo Rocchi Impuro, in passato esisteva una vera e propria categoria di moralizzatori che passavano il tempo a vedere film proibiti per poi denunziare alle autorità ogni tipo di oscenità con ogni dettaglio. Cioè, si vedono i film, facevano la fila, dicevano: questo succede. Qualcuno confessava, messo alle strette, di non aver mai visto il film, e la denuncia era stata fatta per sentito dire. Lo stesso passato ricorda che dopo la proiezione di quel gran pezzo dell'Ubalda tutta nuda e tutta calda, vi fu un sacerdote di una città del sud che cominciò a inveire contro il malcostume cinematografico, senza pensare che gli altri spettatori avrebbero potuto rilevare, come effettivamente accadde, la stranezza della presenza di un uomo di chiesa in una pellicola dal titolo fin troppo esplicito. Dice: ma che c'è da fare? Sono per farci la predica, non è vero? Questa fu bella, è stata bellissima questo episodio del sacerdote che quasi si sa impedire contro la sezione del film. Da ricordare infine, all'inizio degli anni 50, il Centro Cattolico Cinematografico classifica la pellicola con un codice. Forse non tutti lo ricordo, ma poi andavamo in chiesa, noi la prima immagine che ci veniva, un avviso in cui giudicavo il film che si poteva. Si potevano vedere con un codice, c'era scritto T, per esempio T era per tutti, A soltanto per gli adulti, AR adulti con riserva, S sconsigliabile, e noi andavamo a quelli sconsigliabili naturalmente, e addirittura escluso, c'era anche escluso, ma non lo poteva vedere nessuno, non capire gli adulti. Questa era accompagnata avanti, appena si entra in chiesa, io non ricordo benissimo, si entra in chiesa, c'era questo avviso con i film. Passiamo ora alla letteratura. Prima del fascismo il controllo era affidato ai prefetti, ma
era piuttosto elastico, aveva il compito di preservare la cosiddetta morale pubblica. Ma ci sono sempre autori processati per oscenità. Tocca a Umberto Notari per Quelli signori. E poi a Filippo Tommaso Marinetti per La fatta del futurista. Mussolini, preso il potere, iniziò prima a occuparsi della stampa, soprattutto del diritto Matteotti, che peraltro conosceva bene per essere stato giornalista. Poi gradualmente la censura riguarda i libri e tutti vengono passati al setaccio e vengono modificate perfino le traduzioni se gli autori sono stranieri. Niente di nuovo sul fronte occidentale di De Marc, viene pubblicato solo nel 1941 e problemi hanno autori anche come Mann, Steinbeck, Simenon. Riesce a farla franca morale perché il suo primo libro, Gli indifferenti, che è del 1929, è stampato dalla casa editrice Alpes, della quale era presidente Arnaldo Mussolini, fratello di Benito, e quindi lui la fa franca. Vi assicuro che nel campo della letteratura si resta veramente, c'è un libro che elenca tutti i libri censurati e sono centinaia di pagine, lo fa l'elenco, lo fa Giorgio Fabbri, il suo censore e l'editore. Anche dopo la caduta del regime del dopoguerra rimane ancora presente nella mente di molti politici una visione legata ancora al mondo in cui erano vissuti. E a loro fianco anche la Chiesa si batte per la difesa della morale e del pudore. L'opera teatrale di Vitaliano Brancati, La governante, nel 1952 non ottiene il visto. Tocca infatti il tema dell'omosessualità e la protagonista si suicida pure, quindi due cose addirittura che hanno tabù. Andrà in scena solo dopo molti anni e dopo la morte dell'autore. Brancati scrive allora il ritorno alla censura, scrive la sua difesa e accusa la democrazia di usare ancora metodi dittatoriali. Il nulla osta del 47 è negato anche a un classico, La mandragola di Machiavelli. E figuriamoci, perché i protagonisti sono un adultero e un frate non proprio esemplare. E perfino nel 60 viene considerata opera pagana Il Martini di San Sebastiano, opera che era stata scritta dall'Annunzio in Francia e musicata da Debussy. Nello stesso anno, vietate minori di 18 anni, va in scena La Rialda di Testore, ma sarà sequestrata l'anno dopo, avendo al centro ancora il tema dell'omosessualità, che Testori era un omosessuale. Curiosa la vicenda dell'amante di Lady Jeteline di Lorenz, pubblicata per la prima volta a Firenze in inglese nel 28. Il romanzo fu subito considerato osceno perché trattava l'amore di una nobile donna con un guardiacaccia. In Inghilterra fu processato, anche in Inghilterra, è dato alle stampe solo nel 1960, figuriamoci, dal 28 ha ottenuto di essere pubblicato nel 60. Ma proprio ora, in questi giorni, si è scoperto che il giudice che presiedeva il processo a Londra fece leggere in realtà il libro alla moglie, che non mancava di sottolineare con una matita blu tutti i passi ritenuti scemi, con così alla censura la segnata alla moglie. Altro che nel tribunale si diceva una volta, fareste leggere questo libro, forse a qualcuno, questo l'ha fatto leggere, alla moglie. Tutti i passi del dolce. Naturalmente saltiamo l'argomento Pasolini, perché in blocco, perché occuperebbe da solo una relazione. Pensate che fu al centro di oltre 30 procedimenti giudiziari. Pasolini, con Pasolini non si perde. Saltiamo per meglio. Vediamo ora i giorni nostri. Dopo il 68 la società si trasforma, o forse più correttamente accende il suo processo di trasformazione, che si era manifestato qualche anno prima. Il nudo non scandalizza più nessuno. L'anno scorso lo spettacolo Bestie di scena vede 14 attori maschi e femmine spogliarsi sul palcoscenico e proseguire in costume magnifico fino alla fine, senza che nessuno abbia provato nessuno a dire niente. Nessuno protesta vedendolo in tanti teatri d'Italia. Il turpiloquio, lo sappiamo, impazza in TV, figuriamo.
cioè, insomma, sentire la trasmissione e oggi che non ci siano parole. E pensare che successe il fine mondo quando nel 79, 1979, era stata sdoganata in Rai da Cesare Zavattini la parola cazzo, cioè cazzo l'aveva detto le prime volte, Zavattini l'aveva detto alla Rai, dice beh, ora vi dico una cosa, cazzo, è successo il fine mondo, oggi lo sento io in televisione una decina di volte al giorno, Oggi personaggi come Grillo, Corona, Sgarbi, se sentiamo Sgarbi, uso il linguaggio ricco di parole una volta ritenute sconvenienti. Anzi, più trasgrediscono quelle parole, più vengono applaudite, è curioso. Inoltre oggi, chi oserebbe classificare in cosa consiste il comune senso del pudore, ammesso che sia mai esistito? Il codice penale è stato modificato e chi una volta finiva in prigione per aver commesso atti contrari alla pubblica degenza o qualunque cosa rasentasse l'oscenità, oggi pare che vada se la cava con una multa. Sembra non esistere, dopo anni di totale bigotteria, censura né censori, e sui social girano foto intime che poi fanno il giro della rete. Tutto risolto pertanto con la liberazione sessuale, la libertà del linguaggio e la scomparsa di tutti i tabù e di ogni proibizione? No. Cambiano solo le motivazioni e oggi, camuffata da buona causa, riappare la voglia di censure e di inquisizione. Questo nuovo conformismo si chiama politicamente corretto. Un breve elenco di fatti accaduti negli ultimi anni fino ai giorni nostri per far capire i risultati delle ossessioni e delle requisitorie moraliste. Già nel 2016 Paolo Mieli sul Corriere lanciava l'allarme per questo fenomeno, citando una serie di documenti. A Madrid un sindaco donna imponeva re magi donne, poi aveva messo anche la barba. Dice no, i re magi devono essere donne, ma poi devono essere donne, basta. Per avere un rapporto più equilibrato tra uomini e donne. Il capitano Ahab, protagonista del capolavoro di Melville, vi ricordate, Moby Dick, è stato messo all'indice da alcune università americane perché portatore di un atteggiamento sconveniente nei confronti delle balene. cioè il capitano Ahab che uccideva, come sapete, il merpino delle balene, è stato discusso all'università americana, non è che dice. È messo in discussione Ovidio, il poeta latino, per il contenuto violento delle sue metamorfosi, contenenti scene erotiche tali da provocare traumi nei giovani lettori. Ad Andrea Camilleri è stato chiesto dalla Commissione europea alla pesca di eliminare dalle avventure di Montalbano l'abitudine di cibarsi di pescetti. Il novellare non vale il film di Montalbano, quello mangia sempre il novellare, dice no, è sconveniente, ma è sempre pesce che diamo. E perfino alla Disney è stato inoltrato l'invito dall'Associazione per la Difesa del Fanciullo di togliere i battipanni con cui insegue qui o qua per bastonarli. La scena famosa in cui lo zio insegue con i battipanni di nipote. Dice no, non va, bisogna andare con i battipanni. Ma non è finita qui. Alcune scuole americane hanno tolto il diario di Anne Frank perché descrive il suo corpo in trasformazione. Una compagnia teatrale inglese, per non offendere persone con disabilità, ha trasformato il Gobbo di Notre Dame, dal romanzo di Vittor Hugo, in il suonatore di campane di Notre Dame. In una scuola dell'Idaho, i genitori degli allievi hanno chiesto che il libro Uomini e topi di Steinbeck non venga fatto leggere agli studenti per via della presenza di parole come bastardo, figuriamoci. Negli ultimi gruppi di nativi americani hanno fatto, negli ultimi anni i gruppi di nativi americani hanno fatto pressione perché non venga più celebrato il Columbus Day. Infatti l'hanno cominciato a eliminare. Una volta si celebrava il giorno dedicato a Colombo, ora
genovese Colombo è considerato un mercante di schiavi, un razzista. Un classico come Le avventure di Kleber Finn di Mark Twain viene ritradotto eliminando la parola negro e sostituita con schiavo, come se schiavo non fosse peggio di negro. Schiavo è peggio di negro, non c'è peggio. Il povero Kipling ha visto all'Università di Manchester coprire un murale con la sua poesia, perché è considerato razzista. Al Mante Musicale Fiorentino viene cambiata la finale dell'opera lirica Carmen di Bizet per non istigare al femminicidio. Del resto, a Siracusa hanno fatto Eracle donna, interpretato da una donna, sì, Eracle quest'anno, mi pare che era solo quest'anno, hanno fatto le cose di Eracle una donna. Qualche anno fa i musei capitolini furono coperte statue nude per non offendere un leader iraniano che se ne andò sconcertato per quel fatto di servilismo. Era sconcertato, diceva che stai che comprano a me. In recente la decisione delle sindache grilline di Roma e Torino che censurano manifesti contro l'utero in affitto, ritraenti due maschi con un bimbo nel carretto della spesa, offenderebbe gli omosessuali. Mesi prima altri manifesti erano stati rimossi presentando un feto di 11 settimane. Si era figurato un feto di 11 settimane e l'immagine offendeva, non si capisce perché, le donne. Io chiedo. L'immagine con un feto di 11 settimane offendeva le donne. E' stato. In mezzo a questo scempio, meraviglia che si sia salvata Alessandra Manzoni, che a Donna Ambodio fa commentare così la peste. È stato un gran flagello, ma è stata anche una scuola. Ha spazzato via certi soggetti che figlioli miei non ce ne liberavamo più. C'era il criminale Donna Ambodio per l'apologia della peste. Ma sentite questa recentissima. Una giornalista su Repubblica ha scritto che Maria Elena Boschi si è presentata alla Leopolda con degli stivali a mezza coscia. Un collega l'ha attaccata perché a suo parere l'espressione a mezza coscia è sessista. Non si sa perché. Il bello è che, come appare dalla foto, gli stivali erano sotto i ginocchi. Quindi proprio non esisteva l'animale nemmeno questa mezza coscia. Ora passiamo all'incredibile. È finita sotto accusa una delle più belle fiabe scritte, La bella addormentata nel bosco. Il bacio finale del principe che pone fine all'incantesimo è una vera e propria molestia sessuale. Prima o poi cambieranno il finale. Un'attrice ha proibito la visione a casa sua del cartone della Disney Cenerentola per non far credere alla figlia che esistono i principi assurdi che stavano dalle fanciulle. Forse qua, forse lei sapeva una certa giustificazione. No, questa è convinta che esistono dei principi. Non sanno che la conoscenza delle fiabe è un elemento fondamentale nello sviluppo dei bambini. Perché, come ha scritto lo scrittore Bernard Malamud, è attraverso le fiabe che i bambini imparano che la notte finirà e che rimarranno vivi fino al nuovo giorno. E dimenticano l'ammonimento di Chesterton. Le fiabe non dicono ai bambini che i draghi esistono, ma che i draghi possono essere sconfitti. E questo è veramente, lo scrittore inglese ha accentuato veramente il significato delle fiabe. Non dicono che i draghi esistono, ma che possono essere sconfitti. Quello che interessa ai bambini è importante per il bambino. E come non ricordare quella fiaba di Andersen dove un bambino, dando una lezione a tutti i conformisti, a rivelare la nullità del re. Ricordate, il re è l'unico, l'unico che dice il re è l'unico è un bambino, mentre tutti gli altri erano. Il politicamente corretto ha inferito anche sul vocabolario e sull'uso delle parole. Già Sergio Romano qualche anno fa lamentava la scomparsa di termini straordinariamente espressivi come sciancato, storpio, orco, zoppo, straccione, pezzente. Noi li usavamo perché non pensavamo
era nel linguaggio comune, allora io dicevo, non c'era un'offesa, io dicevo, non era orco, non è che c'era un'offesa, era orco. Oggi il termine clandestino è ritenuto, come sapete, discriminatorio. Dare del negro è un reato. Lo stesso vale in certe occasioni per la parola zigaro. Qualcuno è stato processato. Condannato. Omosessuale può passare, ma non i sinonimi. Il termine baffa è ormai di uso comune, ma diventa censurabile se accompagnato dal dito medio, quindi solo baffa. Cieco e sordomuto vanno sostituiti con ipovedente e audioveso. Demente è troppo crudo, meglio persona colpita da malattia neurodegenerativa. Guai a dire grasso, devo dire sovrappeso, io lo dico sempre, ti dico da questo, mia moglie dice sovrappeso, io dico no, è diventato sovrappeso. Disabilità motoria. Un nano diventa verticalmente svantaggiato. Abbiamo visto, a uno verticalmente svantaggiato. Che non sono veramente svantaggiati, che cos'è che fa? Non si è vecchi, ma anziani. E sentite come andate a finire il termine zoppo. Persona con una ridotta funzionalità degli arti inferiori, cioè se io volevo dire che è zoppo mi devo imperare in persona con una ridotta funzionalità degli arti inferiori, esatto. E il paralitico non deambulante, basta. Aveva proprio ragione Flaubert, che in una lettera a Maupassant, che era sotto processo per aver scritto alcuni suoi versi, esprimendogli tutta la sua vicinanza, così concludeva: la terra dei limiti, ma la stupidità umana è infinita. Flaubert la chiamava la bellissima, perché dice che lui li aveva passati con, a cui aveva indicato la stupidità umana, aveva indicato il suo più bel libro, che non è come si crede, ma non è come lì, ma più grande che uscì. E lui la chiamava la bellissima, proprio stupidità assoluta. Ho finito, però volevo completare, se c'è il tempo, sì, sempre per fare vedere come è stato immaginato questo, però dalla rete, quello che è stato aggiunto, secondo me gioca cambiando i finali, eccetera, eccetera. Qualcuno ha proposto niente meno per Biancaneve, perché la strega non paga i 2 centesimi del sacchetto. Arriva Godot, chi deve sempre aspettare Godot, arriva Godot. Il lupo di Cappuccetto Rosso è vegano e la donna è salesana. Pinocchio si tarda e muore. Giulietta dice a Romeo: ti vedo più come un amico. Elia viene intercettato all'arco di Lampedusa e riportato in linea. Queste sono proposte per ridere, cioè così, trasformiamo tutto, facciamole così. Il barbiere di Siviglia alla fine fa la ricevuta fiscale. I troiani respingono gli achei giunti sui banconi al grido di no invasione, aiutato a casa loro. Don Chisciotte e Dulcinea aprono un bread and breakfast in un antico mulino a vento restaurato. Lucia denuncia per stalking Don Rodrigo. Peter Pan e Capitano Uncino fondano un'agenzia di viaggi e organizzano crociere verso l'isola che non c'è. Penelope riconosce subito quel grande del marito e gli dice: Auli, dove ti sei fatto Natale, ne fai pure Pasqua. Poi solo un aggiornamento. È stato proposto,
sai che i simboli sono solo per il cartone di Barbie, dice che c'è, se poi c'è un indiano che lavora in un supermercato, dice che l'India ha protestato, quindi no, le fate fare la questo da poco. Poi naturalmente gli animalisti hanno tanto che dire col pappagallo di Portobello, che è la trasmissione che è iniziata ora nella clerica, no, dice il pappagallo è maltrattato. Cattelan l'altro giorno gli hanno detto in bocca a lui, se gli dico in bocca a lui, cosa gli dici? Crede. No. Dice come ti permette di dire crede? Ma non va bene. Quindi siamo in questa situazione. Giudicate voi. Per quale motivo? Te la cancella automaticamente. Sì, sì. No, no. D'altra parte ci sono siti, non ma in Italia, no, Stati Uniti, però alcuni però sì, allora, hai visto la notizia nella settimana di due. E non te lo vogliamo, forse no. I film ultimo danno
sì, no, vabbè, quello, vabbè, quello, quello che è successo il film,